con Ivan, Merlisala, Marcello Villani, prego. Vi ricordo per favore domande brevi che siamo un po' girati coi tempi. Grazie. Brevissima, anche se non sei l'allenatore, però lo chiedo a te, perché l'ha tirato Danna? Ma non lo so, non lo so. Beh, questo momento chi deve andare a calciare Riccardo, però io credo che ero distante, ma penso che abbia voluto fare un gesto per Simone, dato che in questo campionato ancora non si è sbloccato. Allora credo che abbia voluto lasciargli il pallone per trovare la via del gol. Purtroppo è andata male, però penso sia stato un gesto di Riccardo nei confronti di Simone, ecco. Seconda domanda invece, una partita buttata via per me per questo errore e poi quello di Mannì, insomma, non perché l'avversario questa volta è stato superiore al Lecco. Due errori non provocati e 3 punti che se ne vanno. Eh sì, pure io in campo avevo già il rammarico perché non sapevamo che non era una partita bella, ma era una partita da vincere. Si era incanalata nel momento giusto quando Simone è stato bravo a trovarsi il rigore. E invece oggi purtroppo, ecco, l'errore fatale nostro, invece abbiamo subito niente. E nel momento in cui c'è stato il penalty per loro, siamo andati sotto su una partita che sicuramente non meritavamo di perdere. E questa cosa mi fa rabbia perché ci tenevamo parecchio questa partita. Però Marcello, dobbiamo guardare avanti, purtroppo. Cerchiamo di migliorare, di diventare consapevoli che dobbiamo limare sempre certi errori e diventare ancora più bravi sotto porta, dietro, in mezzo, su tante cose che ancora dobbiamo cercare di limare. Grazie. Prego. Vado io. Sì, scusate, Matteo Bonaccina, prego, sono andato a recuperare il mister. Allora, sì, non ti preoccupare. Allora, Ivan, ho avuto l'impressione dal campo che dopo che siete andati sotto avete avuto proprio un crollo dal punto di vista della fiducia, avete smesso di cercare con continuità magari le fasce con palloni magari tra virgolette facili, avete iniziato proprio a buttare su tanti palloni verso Capogna e poi Mastroianni quando è entrato, insomma, ma dal punto di vista della voglia mia. Non della voglia, della cattiveria, qualcosa vi è mancato perché certi palloni li porti a casa solo se sei più cattivo dell'avversario. Fino dopo il gol, Matteo c'è stata tanta rabbia perché andando a analizzare la partita, Pissardo praticamente non è stato inoperoso. Quando prendi gol così, tante volte ti taglia le gambe. E credo che sì, forse nella foga qualcosa meglio la potevamo fare, però abbiamo trovato due o tre giocate importanti, due o tre palle dentro che comunque loro sono stati bravi a ributtare fuori. E poi ovviamente entrando Mastroianni abbiamo cercato anche, come dici te, la palla lunga. Si poteva cercare sicuramente le fasce, come hai detto te, però ripeto, quando subisci questi gol così, come ha detto prima Marcello, l'arrabbiatura è tanta, la devi riuscire a trasformare in gioco, in cose, non è facile, non è facile. Perciò niente, come ho detto a Marcello, dobbiamo andare a casa senza punti su una partita che non meritavamo. Dovevamo raccogliere sicuramente qualcosa e ripartire a lavorare. Siete ancora in cerca d'autore, tra virgolette, in questo momento, nel senso avete vinto 3 partite di fila, alcune anche sporche, anche non meritando magari come a Grosseto. Oggi potevate vincere una partita, la classica partita da 0-0, invece poi, cioè, ok, il rigore è un episodio, però insomma è un episodio pesante, generalmente magari. Avendolo avuto anche prima, si poteva fare bottino pieno anche oggi. Vi manca questo tassello per essere completi nella crescita. Sì, la rabbia era quella, la rabbia è quella e bisogna ritrasformarla da adesso pensando già a domenica.
fa rabbia perché su una partita dove devi portare a casa dei punti potevi fare bottino pieno e torni a casa senza niente. Io credo che abbiamo avuto diverse sfumature, grandi partite, partite giocate alla pari e abbiamo portato a casa niente, partite sporche che l'abbiamo portata a casa, Matteo. Penso che si sia visto già un po' di tutto, siamo quasi a metà stagione. E noi non dobbiamo abbassare la testa, sappiamo che dobbiamo lottare su ogni campo. È una squadra che non ha nel singolo i colpi, noi dobbiamo giocare tutti al 100%, perciò dobbiamo lavorare tanto e mantenere gli standard, probabilmente non neanche quelli dell'inizio perché anche noi ci eravamo abituati troppo bene, però dobbiamo continuare a macinare e cercare di far punti per stare attaccati là sopra. Ciao mister, parlavamo di errori non provocati, sono arrivati due, il rigore di Danna e il rigore provocato da Manni, erano tutte e due evitabili naturalmente. E poi come mai l'ha tirato Danna? Io ho finito, grazie. Lo devo capire anch'io perché il rigorista è Capogna. Mi sono arrabbiato, ma no perché ha sbagliato Simone, quello fa parte del gioco. Perché il rigorista era Riccardo e Riccardo doveva battere il rigore. Non c'è niente da dire, Marcello. Io do delle direttive e i ragazzi devono rispettare le direttive che gli do. Poi sul 3-0 posso lasciare il rigorista, che là è un gesto altruista, ci mancherebbe altro. Però sullo 0-0 il designato era Riccardo. E Riccardo, non lo so, le dinamiche non le ho viste, ho visto solo che prendeva palla alla Simone e ha tirato Simone, che per carità l'ha sbagliato, lo poteva segnare, però sullo 0-0 il rigorista in assoluto è Riccardo. Però quando è entrato Manni si è visto qualcosa di meglio, si è visto anche a rigore per la Prosesto, però qualcosina in più si è visto. Danna non mi sembrava in grandissima forma, al di là ispirato, non mi sembrava ispirato più che in forma. Ma Dudu non si è allenato tutta la settimana perché aveva un problema al tendine del soleo vicino al polpaccio, non se n'è andato dalla settimana, anzi ha preso gli antinfiammatori, ha stretti i denti per essere della gara. Poi è entrato bene, però era il ragazzo, si è gestito tutta la settimana, anzi alcune volte non è sceso neanche in campo perché aveva preso una botta al polpaccio e tutta la settimana gli dava fastidio, quindi in maniera precauzionale l'abbiamo gestito in settimana e sapevamo che ci poteva dare quella mezz'ora. Fermo restando che abbiamo fatto una grande gara. Poi, dopo lo svantaggio, loro non ti davano già profondità. Anche nel primo tempo, due o tre ripartenze o qualche giocata tra le linee, non le abbiamo ottimizzate nella scelta dell'ultimo passaggio. Io ho visto, nella fase di non possesso, bene, non gli abbiamo concesso nulla. Dobbiamo ripartire, perché ho sentito parlare di tre prestazioni, tre vittorie, le prestazioni. Questa è la Lega Pro, è un campionato particolare, quindi puoi giocare male e vincere perché magari sfrutti l'occasione, puoi giocare come oggi perché sulla carta, ripeto, non gli abbiamo concesso niente, e poi il calcio ti tra virgolette ti dà il bello e ti toglie anche, perché se andavi in vantaggio era tutta un'altra partita e molto probabilmente avevi molti più spazi per fargli pure il secondo, quindi le partite vanno poi lette nei 90 minuti. Loro non hanno fatto un tiro in porta. Matteo Bonaccina, prego. Mister, ti soddisfa la soddisfazione, la scusa per me, perdono. Ti soddisfa la reazione dopo il gol che avete subito? Nel senso, avete fatto secondo te abbastanza per conquistare il punto del pari, che poi questa era probabilmente la classica partita da 0-0 in cui due episodi l'hanno indirizzato? Ma mi soddisfa la reazione. Ho messo Mastroianni proprio perché volevamo sfruttare, non dandoti profondità a loro, rimanendo in 5, perché poi sono messi pure a 5 in linea e non ti danno profondità, quindi volevo sfruttare la palla appoggiata su Nando, tra virgolette, però data in un certo modo, non di certo magari metterla lì e andasse a cercare la lotta, ma era una palla direzionata magari in diagonale dove lui con la spizzata poteva portare gli uomini loro in aria. Ma alla fine di questo poi abbiamo subito una ripartenza che ci sta agli ultimi minuti, però ripeto, io
per me è stata una partita, cioè, sono più incazzato oggi che delle tre vittorie, cioè che felice delle tre vittorie, perché comunque so che dovevamo migliorare anche pur vincendo, oggi non meritavamo assolutamente di andare a casa con zero punti. Mi fa incazzare perché dovevamo curare, abbiamo curato tutti i particolari in settimana, i ragazzi hanno risposto bene anche nello 0-0 nel palleggio, perché non abbiamo mai buttato una palla tra le linee, Caprof ha fatto una buona partita, si faceva vedere, abbiamo rubato palla sempre tra le linee, siamo ripartiti bene, e poi è scaturito anche il rigore contro una squadra che comunque sappiamo che si giocano in ripartenza, che pressano, ma non ci hanno mai dato fastidio, cioè nel senso non ci hanno mai messo ansia nel gestire la palla. Mi rode più non aver portato anche un punto a casa che delle tre vittorie, perché sapevo che dovevamo migliorare sotto certi punti di vista. Quindi dispiace, però dobbiamo ripartire. Basta, non c'è niente da dire. Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento, dalla prestazione, e dobbiamo ripartire. È normale pure che mi aspetto, ma questa è la prima volta che lo dico, da qualcuno mi aspetto, cioè, da qualcuno a livello caratteriale mi aspetto un qualcosa in più, nel senso che ci dia una mano. Tutto qui. Su Caprofa molto telegrafico, diciamo, l'hai accennato, anche per me non ha fatto una brutta partita, tante palle magari dietro la loro linea di centrocampo, poi lì arrivati a Capogna e a Danna è proprio mancata, forse l'ultimo passaggio è mancato. Sì, allora premesso una cosa, io ho detto a Caprof di legare col centrocampo proprio perché non c'erano spazi, cioè loro erano quattro piantati dietro e la linea non erano mai alti. Avevo chiesto a Caprof di venire a giocare proprio per muovere le loro linee. E Caprof ha dato delle palle importanti tra le linee. Però dico anche che in quella zona di campo lì ci devono essere determinate caratteristiche per poter determinare. Alla fine chi è andato a determinare la palla gol è stato Caprof nell'ultimo passaggio. Parliamoci chiaro, Danna è una seconda punta, non è un trequartista. Cioè Danna spala la porta, fa fatica. È uno che deve attaccare gli spazi. Perché nel primo tempo sono arrivate 5-6 palle lì. Ma Simone lo fa perché glielo chiedo, però non ha la caratteristica di giocare spalla alla porta. Caprof ce l'ha di più. Iocolano ce l'ha di più. Quindi è normale che può sembrare, e la scelta dell'ultimo passaggio è dettata anche nel vedere prima la giocata. Ma quello ce l'hanno determinati tipi di giocatori. Caprof ce l'ha. Infatti Caprof quando ha recuperato, cioè mentre Moleri, Danna hanno tirato in porta, Caprof che poteva tirare in porta ha dato la palla filtrante per Danna. Quindi è un giocatore che ce l'ha nelle corde. Danna è un giocatore, una seconda punta, un giocatore che deve attaccare gli spazi, dove è a campo libero, dove riesce a puntare l'uomo. Quando viene tra le linee fa un po' più fatica. Quindi si parla anche di caratteristiche, cosa che faceva bene Iocolano in quelle caratteristiche lì. Fiorenzo Radogna? Sì, una sola considerazione. Questa è una partita da 0-0 decisa dagli episodi, lo abbiamo detto, sottoscrivo. Faccio questa considerazione. Ci si trova a battere un calcio di rigore in una partita legnosa e dura come questa, forse neanche Capogna doveva tirarlo, che è stato un ex compagno recente di Livieri. Forse era proprio Caprof che doveva andare sul dischetto. Ma questa è una considerazione personale. Forse per il futuro certe cose magari anche in campo devono tenerle maggiormente presenti. Sì, Fiorenzo, però ti faccio una considerazione. Noi parliamo di uno che oggi era capitano, del capocannoniere, di quello che in questo momento vede la porta. A me non me ne frega un cavolo, perché se parliamo, allora se giochiamo in Serie A, tutti i portieri conoscono tutti i rigoristi della Serie A. Quindi non è che se tira un difensore perché è immobile lo conoscono tutti. Tira quello che è portato a tirare, sti cazzi. A Roma si dice se Livieri conosce Capogna, però Capogna è il rigorista perché questo, in quel momento l'allenatore decide che è Capogna, ma perché è anche il giocatore lì davanti che è in fase realizzativa è quello che sta avendo più soddisfazioni nell'esaltarsi anche, nell'esaltazione. Quindi il rigore sullo 0-0, poi sul 3-0 io lascio pure il portiere tirare, perché magari, sai, sono mezzo scemo e faccio tirare il portiere. Ma sullo 0-0 deve tirare Riccardo. Neanche Caprof, ma neanche Iocolano deve tirare Riccardo. Perché ricordiamoci che Caprof ritorna dopo un mese. Quindi
la velocità, l'emozione. Ma Capogna è quello designato, perché Capogna in questo momento, e speriamo per tutto il campionato, è quello che in questo momento vive nell'esaltazione, perché è capocannoniere della squadra e quindi deve battere lui. Non ci sono altre regole, non ci sono altre osservazioni. E anche tra i compagni, poi ripeto, siamo 2-0, 3-0, vuoi dare fare un gesto perché magari Simone si deve sbloccare? Ben venga, ma il rigorista è Riccardo, e che non deve più succedere. Benissimo, mister, grazie. Federico Pozzoni. Sì, mister, semplicemente un paio di curiosità. Volevo chiederle se c'è un motivo per cui Marotta è partito dalla panchina e poi come giudica la prestazione di Caos, che rientrava dal primo minuto dopo tanto tempo. A me personalmente nei tre dietro non è dispiaciuto. Per me Caos ha fatto una... per me tutta la squadra ha fatto una buonissima partita in un campo difficile, dove non ti lasciano giocare, dove verticalizzano. Lasciamo perdere. Vabbè, nel senso, questa è un'idea mia, ma no, per con la processo... merito alla processo, però è un campo stretto, un campo dove tutti hanno fatto fatica e tutti faranno fatica. Loro non ci hanno fatto un tiro in porta, cioè questo non va analizzato, cioè loro non hanno fatto un tiro in porta. Quindi se andiamo a vedere gli episodi è un vantaggio nostro. Poi siamo stati stupidi a fare un rigore anche in una zona di campo dove era innocuo, perché era dall'altra parte, dove mai e poi mai io metto il piede, ma lo accompagno solamente, perché comunque c'è la densità e non era sul cono di porta, ma era esternamente. Quindi siamo stati doppiamente stupidi.